Io sono un'imprenditrice agricola, quindi il lavoro dell'imprenditore è quello di coordinare tutti i fattori della produzione, gli input che utilizziamo, per esempio la terra, le sementi, i fertilizzanti, i lavoratori, le lavoratrici, e metterli in questa scatola, diciamo, che chiamiamo impresa e farne uscire un prodotto in modo efficace ed efficiente. Un imprenditore agricolo, un'imprenditrice agricola deve conoscere il mercato, poi capire se la sua azienda è adatta a produrre quel cibo, quell'alimento o quel mangime per il mercato e poi decidere come farlo. Quindi richiede competenze di tipo tecnico-agronomico, di chimica, di agronomia, di coltivazione, meccaniche. E naturalmente competenze di tipo economico. Io ho un diploma di liceo scientifico, poi mi sono laureata in scienze agrarie quando la laurea era quinquennale con un indirizzo di produzione vegetale, quindi ho competenze soprattutto di tipo agronomico, tecnico-scientifico. Comunque il corso di scienze agrarie dà anche una formazione economica, proprio perché forma figure professionali che devono anche essere in grado di gestire un'impresa. Se a uno studente o una studentessa piace approfondire le tematiche relative all'agricoltura, può senz'altro avvicinarsi alle facoltà che trattano tutti questi argomenti. Come si vede, è un mestiere molto vario, quindi o si sceglie una facoltà che dia una generale preparazione su tutti questi campi, come può essere la facoltà di agraria, oppure ci si specializza a seconda delle preferenze della studentessa e dello studente. L'innovazione tecnologica e biotecnologica applicate all'agricoltura sono molto utili per migliorare l'utilizzo dei fattori di produzione. Questo permette di produrre meglio e con una qualità migliore, ma anche utilizzando meno risorse. E questo evidentemente ha un ottimo impatto sull'ambiente perché riduce l'impronta ambientale del prodotto che stiamo coltivando. Noi coltiviamo frumento, soia, barbabietole da zucchero, colza, noci da frutto, arachidi, piselli e altre colture. Quello che mi piace del mio lavoro è che è molto vario. Varia naturalmente con l'andamento delle stagioni per ovvi motivi, varia anche da anno ad anno perché cambiano le condizioni di mercato, cambia l'andamento climatico della singola stagione, per cui ogni anno è una sfida nuova e questo è molto stimolante. Mi piace molto poter vedere un seme e da lì una pianta che cresce e sapere che sto producendo del cibo per le persone in modo sano, sicuro e sostenibile per l'ambiente.